Ciao a tutti, sono Jolly Rouge e questo è un altro episodio del mio Let's Play in Hardcore su Minecraft. Eccoci qui a casa nostra, è notte e infatti stavo provando a dormire ma ci dice che ci sono mob vicini, quindi penso che dovremmo andare a ucciderli. Sinceramente non ne avevo voglia, però ci tocca. Allora, vediamo, frecce ne ho eventualmente. C'è la possibilità che... no, vabbè, qua non è difficile che ci sia... è la prima volta che vengo qua su di notte. Non ho mai controllato che effettivamente fosse ben illuminato per non far spawnare nessuno. Beh, a quanto pare non spawna nessuno. Il soffitto rialzato così è una buona cosa, perché c'è meno probabilità che uscendo un ragno mi cada addosso. Anche se comunque di ragni qua ce n'è lo stesso altri. Quelli magari posso provare a ucciderli da qua. Benissimo, primo colpo. Ah, quello sta fuggendo. Beh, dai che ci riesco. Ok, perfetto. I creeper li uccido da qua. Ok. E magari anche gli scheletri, visto che altrimenti mi attaccano con le frecce. Ok. Altro creeper. La fregatura è che uccidendo le distanze poi magari è un po' più difficile recuperare il drop, perché magari non mi ricordo di andare a prenderlo. Però vabbè, visto che rimane qua comunque. Sarebbe divertente se gli zombie potessero trasformarci in zombie, come fanno con i paesani. E magari i pipistrelli poi si trasformano in vampiri e ci trasformano a nostra volta in vampiri. Però farebbe troppo Skyrim, quindi magari non è il caso. Sì, vabbè, magari uno alla volta. Poi che schizza quando sono rivolti verso una parte gli scheletri e lo stesso possono sparare. Perché? Cioè, voglio dire, stanno mirando una parte perché possono sparare dall'altra. Mangiamo. Quel drop me lo stavo dimenticando, per esempio. Là c'è un Enderman, visto che sono abbastanza rari, quasi quasi lo uccido. Sempre che quello scheletro sulla sinistra non mi rovini i piani. Vediamo un po'. Però qua viene male. Così così lo guardo e lo attiro tipo in campo aperto. Dai, vieni qua. Pah. E beh. Sto morendo. Forse è meglio entrare in casa. Ho tipo pochissimi cuori. No, 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 no. Ho un cuore, ho un cuore, ho un cuore. Aiuto. No, 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 no. Non può entrare dentro, vero, l'Enderman? Dai, uccidetevi tra di voi. Ho rischiato. Dai, perché non si ricarica la vita? Ricaricati la vita. Muori. Dai, però, perché si trasporta sempre prima di essere colpito? E giustamente non mi ha neanche droppato un Ender Pearl. Stiamo scherzando, che mi droppa l'Ender Pearl. Ho veramente rischiato.
Prendiamo tutto il ferro che ho messo a fondere nello scorso episodio. Ok, ok. E ho un bel po' di ferro. Dovrei riuscire ad arrivare a 30 entro la fine di questo episodio. Perché mi servono i punti assolutamente. Quindi vado a uccidere questi qua. Ok, purtroppo si è fatto giorno, quindi ovviamente i mob stanno bruciando, tranne i creeper che però non vedo, quindi sicuramente molti sono despawnati. Ce n'era uno là, però non c'è più. Quindi niente, mi sono fermato a 27, però io devo arrivare a 30. Quindi aspetto un altro giorno e poi li ribatto. Nel frattempo qua ci sono... quante uova? Una. Proviamo, non mettiamo neanche la sigla della lotteria del pollo. No, sì, la mettiamo invece. Niente. La prossima volta provo a non mettere la sigla per vedere se magari sono più fortunato. Oh, un creeper. Ok, sta quasi per fare buio, nel frattempo sono sceso un po' in miniera a prendere non so che cosa, alla fine ho trovato oro e ferro, però non era quello lo scopo, era tanto per passare il tempo. Quindi proviamo l'uovo, no. Quindi anche se non metto la sigla non funziona. Pazienza, pazienza, pazienza. Direi di liberarmi di un po' di roba. Intanto metto a cuocere questi, così almeno mi prendo l'esperienza. Quindi 8, 8, e sì, va bene lo stesso, mettiamo questo. Ok, ok, ok. Qua meglio ottenere il cibo a portata di mano, perfetto. E siamo pronti al combattimento. Sperando che la spada non mi abbandoni a metà. Beh, dove sono tutti? Chissà se riesco a prendere quegli scheletri là. No. L'ho ucciso. Bene. Beh, direi di andare a prendere il drop. In realtà è possibile ucciderli anche da una distanza maggiore, perché c'è l'achievement di uccidere gli scheletri a distanza di tipo un chilometro. No, un chilometro è troppo. Ah, però è vero, mi sono dimenticato che non lo posso prendere perché mi mancano gli achievement prima. Che non so quali sono, poi fra l'altro, solo che tanto mi si azzerano ogni volta. Benchmarking, Time to Strike, Monster Hunter e poi Sniper Duel. Che però non mi dice quali sono i requisiti finché non appunto non faccio quelli di prima, quelli che vengono prima. Strano che qua non spawnino tanti mob. Ed è strano anche che ci siano così tanti Enderman in giro. Deve essere tipo il giorno degli Enderman. Black Friday o roba del genere, l'Enderman Friday. Dove ci sono tutti gli Enderman sguinzagliati. Il creeper lo uccidiamo. Perfetto. E muori. Quindi siamo ancora a 27 punti. Puh.
poi con la nuova introduzione del... Ah, bello, rimango così, così colpiscono gli zombie. Perfetto. No, basta. Con la nuova introduzione della... come si chiama? Dell'incudine nello snapshot. Poi, anche se mi faccio... mi incanto le armi non al massimo, poi tanto si possono unire agli effetti, quindi va bene lo stesso. Però, visto che lo introdurranno nella 1.4, meglio che per adesso la roba me la incanti al massimo. Creeper sono furbi perché si possono mimetizzare. E beh, cos'è quella freccia che mi è arrivata? Cess, non l'avevo neanche visto. Morì. Ok, drop a me, morte a te. Anche a lui. No, ah, l'erba può fermare le frecce, è strano. Tu muori, perché mi stai venendo incontro? Lo so che mi vuoi abbracciare, ma non è il caso. Bello, hanno mirato entrambi allo stesso punto. E ovviamente entrambi mi hanno mancato. E morite, ragni che spingono zombie contro di me. Stiamo scherzando. Ho 30 frecce. Più o meno ero sulla trentina anche prima, vero? Strano, perché ne ho usate veramente tante. Sicuramente mi hanno droppato un sacco di frecce. Vediamo un po'. Se ci arrivo a 30. No, non ci arrivo. Pazienza. Continuiamo. Bene o male gli scheletri il primo tiro lo falliscono sempre. Però gli altri già li prendono, maledetti. Sono quasi a 30 e quel globo di esperienza mi porterà a 30, vero? No, ma che cioè? Qua ci sono zombie autolesionisti. Non sarebbe male creare tutta una rete sotterranea di cactus. Però mi sa che i cactus non possono essere spostati dai pistoni. Peccato, perché sennò si poteva fare tipo che io azionavo con un tasto da casa mia tutti i cactus qua che si sopraelevavano e li uccidevano, tipo roba del genere. Però mi sa che non si può fare. Oh, nel frattempo ho raggiunto i 30 punti di esperienza.